Salve, benvenuti sul canale Pratiche Sartoriali alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono due volte a settimana. Oggi insieme a voi inizieremo a lavorare con la gonna in lana che ha vinto il sondaggio sulla nostra pagina Instagram. Chi ancora non ci segue su Instagram, vi lascio il link in basso per seguire la nostra pagina, perché lì durante la settimana faremo diversi sondaggi per i capi che andremo poi a confezionare con voi qui sul canale. Quindi se non volete perdervi questa opportunità di votare quale sarà il prossimo capo da fare insieme a voi, vi invito a iscrivervi al nostro Instagram. Un'altra cosa prima di partire, vi ricordo che siete ancora in tempo di iscrivervi alla super promozione che vi abbiamo preparato per il giorno del Black Friday, sempre il link lo trovate in descrizione al video. Tanti di voi mi scrivono nei commenti su YouTube che non riescono ad aprire il link del gruppo WhatsApp. In quel caso scrivetemi in privato e ve lo manderò direttamente a voi. Quindi io direi che per adesso possiamo finire qui con il titolo informativo e iniziare a lavorare con la nostra gonna. Io la gonna ce l'ho qui sul cellulare, ho provato a stamparla, ma essendo di un colore scuro si vede ben poco. Quindi io la guarderò dal cellulare, a voi vi lascio un'immagine qui in alto che potete vederla meglio il modello. Come gonna non è niente di che particolare, è una linea leggermente ristretta sull'orlo, poco più giù della linea ginocchio, quindi una lunghezza non è né midi né sopra le ginocchia, è proprio a malapena sotto. Ha un cinturino staccato, ha bottonatura nascosta, perché anche qui ne parliamo adesso in particolare come si può variare questa bottonatura. In questo caso sul modello di sicuro è una bottonatura, scusate, nascosta, perché si vede chiaramente la paramontura, che è abbastanza spessa, non è attaccata, quindi non è una chiusura finta, ma è una bottonatura, solo che si abbottona solo dalla parte della paramontura, non anche dal dritto, quindi non si vede. È abbottonata fino a un certo punto, da qui in giù spacco libero. Quanto abbottonare deciderete voi, ma questa chiusura può variare. Si può fare sia con i bottoni, con abbottonatura nascosta, sia con bottoni a vista, per chi piacciono i bottoni a vista. Si può fare con la cerniera, con la lampo classica in ferro, quella staccabile, ma in quel caso la paramontura non sarà intera della bottonatura come in questo caso. Vedete qui la bottonatura è integrata, in quel caso va staccata come si fa di solito nelle camicie le bottonature e viene attaccata dopo in modo tale da avere la possibilità di attaccare la lampo sulla parte destra. Quindi qui potete variare, oppure fare lo stesso una bottonatura ma farla finta, cioè andare a cucire dall'alto fino al punto dove volete che si apra lo spacco davanti, andare a fare una cucitura netta, chiudere del tutto e fare o la cerniera invisibile sul fianco o sul centro dietro. Qui sarà una vostra scelta, io andrò a farlo con la bottonatura nascosta perché insomma mi piace come idea. Cosa ha di particolare questa gonna? Perché di per sé come modellistica è una linea a tubino, andremo leggermente a stringere sull'orlo di 1,5 cm, per il resto non ha nulla di particolare. Di particolare invece sono le tasche, che sono delle tasche molto interessanti, e il fatto che nelle cuciture, sia quello dove viene attaccato il cinturino, sia bordi davanti, ha degli inserti di coda di topo, l'avete visto sia nel nostro corso completo in seta, stile pigiama, oppure sui tutorial gratuiti sul nostro canale YouTube su un abito smanicato estivo fatto per Olga, anche in quel caso vi abbiamo fatto vedere come inserire questi inserti. Nel caso, nella seconda parte, dopo che faremo la prova, vi lascerò il link per vedere come è la confezione. Ripeto, di particolare questa gonna ha proprio questi inserti e ovviamente una bottonatura come voglio farla io nascosta, anche quella è una cosa particolare, e queste bellissime tasche che sembrano delle tasche a toppa, in realtà sono funzionanti anche dal fianco. Questo non è un semplice quadrato, ma è una tasca che qui parte a quadrato con un angolo leggermente arrotondato, qui non si vede ma
È una tasca tagliata per far sì che sia funzionante anche dal fianco. Ha questa parte della patta sopra. Insomma, come tasche è un tema molto particolare, come farle che siano sia toppa che funzionanti dal fianco vi posso fare il tutorial. Se vi interesserà scrivete nei commenti, se sarete in tanti sicuramente vi preparerò il tutorial. Però mi voglio soffermare sul discorso delle tasche, perché ho fatto su il box domande su Instagram e qualcuno di voi mi ha chiesto se queste tasche sono adatte per chi ha un po' di pancia. Allora, parliamo un attimo di tipi di fisici. Noi sappiamo che esiste il fisico a mela, che è quello che ha il classico fisico che ha la parte dell'addome un po' più abbondante, ha le gambe molto snelle, invece le spalle e la parte dell'addome sono più o meno della stessa larghezza e sono un po' più ampie. In quel caso questo modello di gonna va benissimo per voi, perché il fisico a mela, nonostante ci sia un po' di pancia, qui abbiamo il cinturino che comunque contiene un pochino, ma queste tasche verranno a spostare un po' l'attenzione della pancia, perché noi non le mettiamo qui, le tasche sono a livello dei fianchi. Quindi a livello dei fianchi un fisico a mela, che è il classico fisico, ripeto, che ha un addome abbondante e gambe belle dritte e snelle, quel tipo di fisico queste tasche se le può permettere. Dove eviterei io queste tasche? Ad esempio un fisico come il mio, che sono a clessidra e tra l'altro sovrappeso, in questo caso io questo tipo di tasche li eviterei per me, perché io avendo dei fianchi molto importanti non faranno altro che accentuare ancora di più queste forme. Io vi farò vedere un tutorial come confezionare questo tipo di tasca, ma la mia gonna avrà la tasca dal fianco tagliata classica, quella da pantalone, non avrà la tasca a toppa con la patta. Questo ve lo dico perché nel mio caso, ad esempio, il fisico a clessidra e il fisico a pera dovrebbe evitare questo tipo di tasca. In genere sappiamo che nella parte dei fianchi, avendo dei fianchi abbastanza abbondanti, vanno evitate le applicazioni, perché vanno a sottolineare ancora di più queste forme a volte sproporzionate. Quando dico sproporzionate, nel mio caso io ho una circonferenza bacino che adesso varia tra i 114 e i 120 balla, come gli piace, quindi è abbastanza importante, per cui io per il mio modello eviterò questo tipo di tasca. Ciò non toglie che possiamo fare il tutorial e farvi vedere come si fa. Un'altra domanda che mi avete fatto: che tipo di tessuto utilizzare oltre la lana? Qui va benissimo lana, fresco di lana, il crepe invernale, va benissimo il jeans, le copele, se vi piace assolutamente, verrebbe bellissimo questo modello, tra l'altro sono molto di tendenza nelle copele. Io credo che mi farò sia in lana, che vi ho fatto vedere l'altra volta il gilet che abbiamo tagliato, sia la versione in copele. Mi piacerebbe avere anche quella versione un po' più lunga. Quindi come tessuti in realtà un po' tutti i tessuti invernali, partendo da il denim, le copele, lana, fresco di lana, il gabardine di cotone ad esempio, che è leggermente elasticizzato, si può utilizzare il crepe, va benissimo, qualsiasi tipo di tessuto che comunque abbia un po' di forma. Eviterei i tessuti leggeri ovviamente, perché non terrebbe la forma che ha questa gonna, diventerebbe un'altra cosa, perché i tessuti leggeri sono molto cadenti. Per il resto più o meno con le domande abbiamo finito qui. Come variare questa chiusura sul davanti ve lo spiegherò durante il taglio, vi farò capire dove e come varia questo tipo di abbottonatura. Per il resto io direi che possiamo partire e iniziare a confezionare la nostra gonna. Cosa vado a fare? Innanzitutto io qui ho ricalcato la mia base gonna. Prima di tutto devo decidere la lunghezza, prima di separare il cartamodello. Nel mio caso, appena sotto il ginocchio, la mia lunghezza dalla linea vita è 60 cm. Io sulla mia base ho 58, devo aggiungere 2 cm in basso. Farò le modifiche con il colore rosso, così si capirà bene. Ripeto ragazzi, di modellistica di per sé qui c'è poco o niente. È più di confezione, ma è una gonna che ha vinto e quindi va fatta. Qui la tasca è quella molto interessante,
che andremo tra poco a costruire. Ho aggiunto i 2 cm in lunghezza . Ecco qui. Qui abbiamo la linea a fianco. Dalla linea a fianco vado a stringere 1 cm per parte nel mio caso. Comunque va da 1 a 2 cm. 1,5 è la linea guida di norma su tutti i fisici. Io farò solo 1 cm perché ho dei fianchi abbastanza importanti e non vorrei andare a sottolinearli ancora di più. Lo faccio solo per far sì che questo spacco davanti faccia questa apertura bellissima. Quindi rientro di 1 cm da entrambe le linee e dalla linea bacino con una linea dritta vado ad unirmi a questo centimetro. Chi è un fisico un po' più snello, più minuto, in quel caso potete fare anche 2. Verrà fuori un bellissimo restringimento e farà un bellissimo effetto. Questo è per quanto riguarda le modifiche da fare sulla base che abbiamo. Le pence rimangono dove sono, non cambiano assolutamente. Quello che andiamo a fare è dividere il cartamodello, poi andremo a lavorare con il... Anzi, facciamo di già la modifica, l'aggiunta sul davanti. Dal centro davanti andiamo ad aggiungere 3 cm per la bottonatura. 3 cm, io direi anche 4 ragazzi, compreso il margine di cucitura. Rimarrà un 3,5 che per la gonna è meglio rispetto ai 3. Quindi aggiungo 4 che è compreso anche il margine di cucitura. Cucito 0,7 rimarrà un 3, 2, 3, 5 e va benissimo per la gonna. Mentre per le camicie 3, le capispalla in generale con chiusura 3 va bene, qui io ho visto costruendo le gonne che un pochino più largo la bottonatura va bene. Questa gonna ha paramontura come... ecco qua, ha una paramontura per la bottonatura che andremo a costruire in seguito alla prova. Quindi adesso di modellistica qui io sarei a posto. Vado a dividere il cartamodello. Nei commenti scrivetemi quale passaggio di questa gonna volete vedere nella confezione. Cosa volete vedere come confezione? Voglio fare un tutorial, tecniche di cucito, e mi dovete dire quale passaggio volete vedere della confezione. Quello che sceglierà la maggioranza sarà il tutorial che andremo a fare. Non so, per gli inserti, ripeto, ci sono già i tutorial come farli. Vi scrivo tra poco sul cartamodello già subito i margini di cucitura da aggiungere. Scusate, il restringimento mi serve, non questo. Oppure facciamo direttamente il tutorial delle tasche. Adesso che ci penso, sono delle tasche particolari. Sul nostro canale non sono mai state fatte una tasca a toppa così, quindi io direi che andremo a soffermarci su come fare le tasche. Alla prova vi farò vedere come identificare anche la posizione delle tasche. Nel mio caso, ripeto, io farò le tasche nel fianco oppure senza, lo deciderò dopo la prova. Le tasche sapete che non si fanno mai prima della prova, questa è una regola, perché prima dovete capire il fianco, dovete capire come cade la gonna, la linea, e alla prova stessa si decide la posizione delle tasche a toppa.
perché ognuno ha la propria altezza. Se invece si fanno le tasche nella cucitura a fianco, in quel caso basta costruire dopo il cartamodello e si taglia sacchetto tasca e il davanti insieme per fare la linea uguale. Come cinturino, in questo caso si taglia parallelo alla perpendicolare alla cimosa. Ho visto che questo tipo di cinturino cade molto bene rispetto a quello in dritto filo. Chi ha un po' di pancia ve lo consiglio in dritto filo perché è molto più contenitivo. Quindi questo è il bordo. Io qui ho aggiunto 4 cm, compreso cucitura, compreso margine e cucitura. Ok, questo invece è il dietro. Allora, centro dietro aggiungiamo 2 cm di margine. Non si sa mai, se siete un fisico come il mio che cambia di qua e di là, poi anche la resa del tessuto, se è leggermente elasticizzato magari non serve, se è fermo magari vi serve qualche margine in più, quindi io per sicurezza aggiungo 2 cm, se non serve poi si taglia via. Fianco 1,5 su entrambi, qui ovviamente taglio la mia pence. Ecco qui, perfetto, questo è il davanti, questo è il dietro, i 60 cm nel mio caso potrebbero essere compresi il margine dell'orlo, vedrò alla prova se farla lunga così e farla con una paramontura sotto oppure avrò il margine già compreso, perché io le gonne troppo lunghe per l'altezza mia non mi piacciono, però appena sotto il ginocchio non dovrebbe essere male come idea. Vedremo alla prova la lunghezza definitiva, perché il modello è una cosa, su di noi è un'altra cosa. Dobbiamo adattare questi modelli a quello che sono le linee del nostro fisico. Per oggi la modellistica è finita qui. Per il cinturino, ovviamente, una volta chiuse le pence capirete quanta larghezza vi serve. Io lo andrò a tagliare perpendicolare alla cimosa della lunghezza necessaria. Se avete un fisico a mela con una pancia sporgente, vi consiglio o il cinturino in dritto filo, che è più contenitivo, oppure addirittura fare con paramontura rinforzata, quindi si va a tagliare con il carré rinforzato, scusatemi, al posto del cinturino, e si va a tagliare proprio all'altezza delle pence, si fa un bel carré davanti e dietro, si rinforzano i due dettagli che diventa un po' più contenitivo, anche se fatto con cinturino in dritto filo lo stesso potrebbe andare bene. Per quanto riguarda l'altezza delle tasche a toppa ve li farò vedere con il taglio e la prima prova, e vi farò vedere la costruzione delle tasche e come applicarli sulla gonna in un tutorial a parte. Per oggi io vi saluto. Spero che sia stato utile questa modellistica, anche se è molto semplice, per magari per qualcuno semplice non lo è. In definitiva qui è il modello che è molto bello, ha vinto su Instagram e perché no farvelo vedere. Se ci saranno tante richieste su altri tutorial penserò in seguito. Vi ricordo il gruppo WhatsApp per quanto riguarda la super promozione del Black Friday e noi ci vediamo nella prossima lezione. Iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella con tutte le notifiche e se avete altre curiosità, perplessità per quanto riguarda questo modello, vi aspetto nei commenti. Alla prossima!